Cari chitarrnauti, ciao e bentornati sul nostro canale di YouTube e su lezionechitarra.it. Qui è Claudio che parla. Allora, oggi vediamo come riuscire ad improvvisare su una base jazz in pochi minuti e in solo quattro passaggi. So già che è una lezione che scatenerà delle polemiche perché c'è chi dirà: ah, ma il jazz ci vogliono anni per imparare a suonarlo, ed è assolutamente vero. Quindi non abbiamo la presunzione con questa lezione davvero di saper suonare jazz, ma vediamo di riuscire ad avvicinarci a questo linguaggio, a fare un primo assaggio, mettiamo così, anche per capire se ci piace e se eventualmente approfondirlo poi in futuro. Probabilmente arriverà un mio corso completo in futuro dedicato a questo, ma oggi voglio darti in pochi minuti quattro passaggi per riuscire a fare una piccola improvvisazione su una base jazz. Ecco, per quanto riguarda le posizioni e gli arpeggi che ti farò vedere, ti consiglio vivamente di scaricare la tab spartito che trovi al collegamento qui sopra o anche nella descrizione del video qui sotto, soprattutto se sei da mobile. Quindi accederai all'area didattica del sito per scaricare appunto la tab a supporto delle posizioni che vediamo in questa lezione, ok? Detto questo, iscriviti al mio canale di YouTube se non l'hai ancora fatto e andiamo ora a buttarci all'interno della lezione. Una piccola premessa: la base su cui lavoreremo è una base che suona questi accordi: Re minore, settima, Sol settima, Do major 7, quindi è un 2-5-1. Ho già fatto una lezione dedicata, o forse anche più di una, dedicata al 2-5-1, quindi vatti a vedere di che cosa si tratta se non sei familiare con questa cosa. Quindi in tonalità di Do maggiore avremo 2, che è l'accordo di Re minore, 5, che è l'accordo di Sol, e 1, che è l'accordo di Do, appunto. Ok? Vediamo quindi qual è il primo dei quattro passaggi. Il primo passaggio è quindi suona gli accordi, quindi conosci le posizioni degli accordi. Quindi andiamo a vedere bene quali sono questi accordi. Il Re minore settima è una forma di La minore, quindi immaginate un La minore portato avanti fino al quinto tasto, a cui io tolgo il mignolo e ottengo quindi la settima. Quindi se lascio il mignolo, questa è la tonica, ok? Se invece suono qui sul quinto tasto, questa è la settima. Tonica, settima, tonica, settima, ok? Quindi vado a togliere, perdonami, vado a togliere il mignolo e ottengo un Re minore settima. Poi abbiamo un Sol maggiore, che è una forma di Mi portata avanti fino al terzo tasto, a cui vado a togliere il mignolo, e anche qui ottengo la settima, ok? Quindi mignolo tonica barré settima, tonica settima dell'accordo, ok? Questo è il nostro Sol settima. Poi Do major 7, che invece è questa forma di La portata avanti fino al terzo tasto. Dopodiché sulla corda Sol andiamo a scendere di un semitono, perché il Do ha la settima maggiore. E quindi aggiungo questa nota Si, quindi questa è la tonica, questa è la settima, quindi la forma sarà questa. Quindi metterò l'indice qui sul terzo tasto della corda La, l'anulare sul quinto tasto della corda Re, il medio sul quarto tasto della corda Sol, il mignolo sul quinto tasto della corda Si e l'indice barré sul terzo tasto della corda Mi cantino. Questo è l'accordo, ok? Quindi suonare gli accordi significa fare questo: prendere la nostra base, che trovi anch'essa nell'area didattica, e fare questo. Due battute sul Re, due battute sul Sol, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, due battute sul Do major 7, 2, 3, 4, scusami, 4 battute, 3, 4, quindi ancora due battute, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e poi si riparte dal Re minore, ok? Quindi ecco, conoscere gli accordi e suonare gli accordi significa questo, ok? Passiamo al punto successivo. Il punto successivo è arpeggia gli accordi come se fossero scale. Quindi prendiamo il nostro Re minore. Non intendo dire arpeggiare in questo modo. Questo è un arpeggio che useremmo in un accompagnamento, ma in una parte solista arpeggiare significa fare questo. Ok? Quindi prendere l'accordo e suonare nota per nota singolarmente. Quindi partiamo da questa nota qui, sul quinto tasto, questo Re sul quinto tasto della corda La, poi dopo suoniamo questa nota, questo La sul settimo tasto della corda Re, poi questo Do, che è la settima, sul quinto tasto della corda Sol, questo Fa, sesto tasto della corda Si, e questo La, quinto tasto del Mi cantino. In realtà possiamo suonare anche, sì, beh, mettiamolo, comunque fa parte dell'accordo, lo possiamo mettere. Quindi il nostro arpeggio è questo. Tra l'altro è un numero quadrato di note, quindi sono 8 note andata e ritorno, che può essere esercitato facilmente prima sul metronomo e poi lo suoneremo anche sulla base. Andando al Sol maggiore, al Sol settima, stesso lavoro, faremo questo su 5 corde. Quindi non è più né meno che questo accordo. Analizzalo corda per corda, nota per nota. Scoprirai che le note sono proprio queste, no? La
la settima, terza maggiore, quinta, terza maggiore, settima, quinta, tonica. Mentre sul Do, che abbiamo visto prima, l'arpeggio è questo. Per comodità puoi usare o le stesse identiche dita che hai usato nell'accordo, quindi qui per esempio usare il mignolo qua sul Si, oppure puoi anche usare l'anulare, più comodo da un certo punto di vista, va bene? Quindi una volta che avrai sgranato gli accordi in questo modo, li andremo anche a suonare sulla base, a tempo, in questo modo. Possiamo dire che questa sia un'improvvisazione, ma è già qualcosa che ci dà un minimo di senso di un assolo jazz, no? Senti che suonare una scala, una pentatonica, una scala, non avrebbe lo stesso sapore. Suona jazz perché andiamo ad arpeggiare gli accordi, ok? Vediamo il passaggio successivo. Bene, aggiungiamo le terze e le toniche. Che cosa significa? Significa questo, che se io prendo questo Re minore, le prime due note che suono sono Re e La. Sono la prima e la quinta dell'accordo. Sto saltando la terza minore dell'accordo, che è qui. Con il mignolo, quindi andremo ad aggiungere questa nota sulla stessa corda La con il mignolo, e poi dopo il resto dell'accordo sarà identico a prima, ok? Sempre parlando di terze, quindi sul Sol farò questo. Quindi qui è una terza maggiore, dovrò aggiungere questa nota Si sul settimo tasto della corda Mi, ok? Mentre sul Do maggiore, stessa cosa, quindi aggiungerò la terza maggiore, questa nota Mi, sul settimo tasto della corda La. Quindi immagina gli stessi identici accordi che abbiamo suonato, ma a ciascuno al basso dovremo aggiungere una nota. Qui sarà questa, qui sarà questa e sotto sarà questa, agli accordi che abbiamo suonato, ok? Per quanto riguarda soprattutto il Sol e il Do, ti do un'alternativa. Anziché aggiungere la nota larga qui, la possiamo aggiungere sulla corda sotto indietro. Quindi per esempio questo Si, anziché suonarlo qui, lo prenderemo sulla corda La un tasto più indietro. La stessa cosa varrà per il Do. Questo Mi, anziché prenderlo qui, lo prenderemo qui. Questo è vero che ci costringe a cambiare diteggiatura, perché io il Sol, ad esempio, non potrò più suonarlo a partire dall'indice, come facevo prima. Dovrò partire ora dal dito medio. Però nel contempo la posizione è più stretta, più raccolta. Perdonami. Io personalmente la preferisco, anche sul Do. Ok? Piuttosto che andare ad allargare qui, ma sostanzialmente è lo stesso, lo puoi provare in entrambi i modi. E poi abbiamo detto aggiungiamo anche le toniche. Cosa significa? Che se prendiamo l'accordo di Re minore, all'inizio del video, quando abbiamo detto togliamo il mignolo per ottenere la settima, abbiamo rinunciato a una tonica, te l'ho fatto vedere prima, no? Tonica, settima, no? E anche sul Sol te l'ho fatto vedere, tonica, settima, e anche sul Do, tonica, settima. Adesso tutte queste toniche, che suonando l'accordo non possiamo mettere perché rinunceremo alla settima, le andiamo a rimettere nel nostro arpeggio. Quindi sul Re minore avremo questo: prima, terza, quinta, settima, prima, quindi tonica, terza e quinta. Ok? Sul Sol avremo prima, terza, quinta, settima, tonica che andiamo a rimettere, terza, quinta, possiamo aggiungere anche questa settima e questa tonica ancora. Sul Do avremo tonica, terza, quinta, settima, tonica che andiamo a rimettergli, sotto terza, quinta, eventualmente ancora settima qui, questo Si acuto. Quindi questa è la massima estensione che possiamo dare a questi arpeggi in queste posizioni, ok? Fai sempre riferimento comunque allo spartito. Ok, andiamo ora a vedere come suonare questi arpeggi sulla base, a modo di esercizio, quindi senza inventiva, proprio esponiamo piatti gli arpeggi sulla base. Re. Sol. Do. Tonica. Terza. Re. E così via. Ok, quindi questo
è il lavoro che devi fare per aggiungere le terze e le toniche e suonate poi sulla base. In quest'ultimo punto cercheremo di imparare a dare libertà al nostro fraseggio e a collegare vari accordi. Quindi per libertà significa suonare non più come un esercizio, non più tutte le note in sequenza in questo modo dal basso all'alto, ma di saltare anche casualmente, se vogliamo, tra i gradi della scala, di muoverlo ritmicamente, quindi non suonare necessariamente tutti i quarti, ma di dare un po' di inventiva, no? E poi dopo anche di collegare i vari accordi. Ma partiamo un attimo da questa questione del muovere ritmicamente e dare più inventiva al nostro fraseggio. Cercare di smuoverlo dal punto di vista ritmico e di cercare di dare varietà al fraseggio. E poi soprattutto, come ti ho accennato poco fa, imparare a collegare i vari accordi. Che cosa significa? Che non dovremo sempre necessariamente partire dalla tonica, l'arpeggio non dovrà sempre partire da qui e poi dopo partire dal sol in questo modo qui, no? Gli arpeggi potranno essere collegati sulla stessa corda, ad esempio, no? Io per esempio sto arpeggiando il mio re, arrivo sulla corda si, mi accorgo che questo fa anche parte dell'arpeggio di sol. Quindi può essere una buona nota per cercare questo collegamento e spostarmi sull'altro arpeggio. Oppure sono arrivato sulla corda sol, ho suonato questa settima, vado indietro in un semitono, trovo questo si che fa parte dell'accordo di sol. Ok? Proviamo a lavorare per esempio su questo do si, che è molto interessante perché do fa parte del re minore settima, si fa parte del sol settima, ma fa anche parte del do major seven. Quindi lavoriamo un pochino con un po' di attenzione su queste due note e vediamo che cosa possiamo creare, ok? Usando quelle note come appoggi per passare tra un arpeggio e l'altro, quindi re minore, ok, rimaniamo qui, ma scendiamo un semitono e ci colleghiamo all'arpeggio di sol, dopo insistiamo su questo si che fa anche parte del do che è arrivato adesso, ok? Dopodiché qui quando finisce il do, tra poco torneremo sul passeremo dalla nota si alla nota do tornando sull'accordo di re minore. Adesso ho fatto, forse non sono stato molto chiaro tra do come nota e do come accordo. Il do come nota suona bene sull'accordo di re minore, mentre la nota si suona bene sull'accordo di do major 7 perché è la sua settima, no? Ok? Quindi vedi che possiamo usare questa nota, ma anche per esempio se mi concentrassi su questa nota, su questa corda, questa nota fa, abbiamo detto che fa parte dell'accordo di re minore, fa parte dell'accordo di sol 7 e poi dopo da fa potrei passare a mi sul do major 7. Vediamo un esempio concentrandoci quindi sulla corda si e cercando di effettuare il passaggio tra accordi su quella corda. Quindi qui insisto, però poi scendo sull'accordo di sol, ok? E poi uso questo passaggio melodico per passare all'accordo di do, ok? E poi da qui, dal mi, torno sulla nota fa per ricollegarmi al re minore. Poi ancora per andare sul sol, no? Utilizzo ancora la nota fa, ok? Quindi i collegamenti chiaramente sono infiniti, sono tanti, starà a te cercare di lavorarci sopra, ma segui bene i quattro passaggi che abbiamo fatto, quindi impara gli accordi, suonali proprio anche sulla base che trovi nella area didattica se vuoi scaricare la backing track, ok? Dopodiché, secondo punto, arpeggia gli accordi come se fossero delle scale, terzo punto, arricchiamo questi arpeggi con le terze e le toniche che avevamo tolto in origine, ok? Quarto punto, libertà e collegamento tra gli accordi, quindi iniziamo davvero a dare un po' di vita a questo fraseggio ed ecco che la nostra improvvisazione appunto prenderà colore, prenderà vita, ok? Quindi io non ho la presunzione con questa lezione di averti insegnato a suonare jazz, ma di averti fatto un pochino entrare in questo mondo, sì,
credo che lo abbiamo fatto e spero che ti sia interessato. Magari in futuro torneremo su questi argomenti. Fammi sapere se la lezione ti è interessata. Settimana prossima torneremo con una lezione diversa su qualsiasi, su chissà quale altro argomento. Io ti chiedo sempre di aiutarmi condividendo le mie lezioni per farle conoscere sul web. Se queste lezioni vanno avanti, proseguono, è anche grazie a te e al tuo supporto e alla tua condivisione. Ciao, buona settimana e buona chitarra. Seguimi su Facebook o su Instagram. Iscriviti al mio canale YouTube. Scopri altre lezioni, i miei corsi completi o registrati all'area didattica per ricevere la newsletter e scaricare tab e altri materiali gratuiti. Ciao!